Pensare a un nuovo modello di welfare fondato sulla collaborazione tra enti pubblici, imprese e organizzazioni no profit, così da sviluppare un sistema di servizi di qualità da offrire ai cittadini. E questo è l'obiettivo del tavolo di lavoro istituito dall'Osservatorio regionale Economia Civile. Il dibattito nell'auditorium della Regione Campania ha visto confrontarsi esponenti delle istituzioni, esperti e tecnici alla ricerca di nuove prospettive, partendo però da un retaggio settecentesco, le lezioni dello studioso Antonio Genovesi, il quale proponeva un approccio all'economia basato sulla ricerca della felicità pubblica e sulla valorizzazione dei beni relazionali. In questa visione, quindi, non solo lo Stato, ma l'intera società si assume la responsabilità del benessere dei cittadini. Dopo l'introduzione ai lavori del presidente dell'Osservatorio sull'economia civile, Giulio Maggiore, a prendere la parola anche l'assessore alle politiche sociali della Regione Campania, Lucia Fortini. Oggi è chiaro che il welfare state, inteso nel vecchio modo, è superato. Oggi non si può chiedere allo Stato di lavorare in modo separato dalle imprese, dalle realtà del territorio. E quindi ecco che nasce un modello di welfare che noi abbiamo definito welfare civile, dove il lavoro dello Stato entra in sintonia con le imprese, con le realtà del non profit, con i cittadini. Quello che dovremmo cercare di fare è volare alto e quindi di unire in qualche maniera quello che è il pubblico con il privato, di modo che una serie di servizi possano aumentare quelle che sono le chance per i nostri cittadini. Alla fine questo incontro io credo che miri soprattutto a questo, a trovare delle strategie che in qualche maniera possano moltiplicare le opportunità.